12 amici, compagni del liceo, si rivedono dopo la pausa forzata della pandemia. A ricongiungerli è Valentina Guicciardi, la bella del liceo, che con un invito a cena riunisce tutto il gruppo nella sua villa patronale per un annuncio speciale. La rivelazione, però, che arriva a metà pasto su richiesta insistente degli amici, è amara. Valentina sta per morire per un tumore e l'invito a cena è in realtà un ultimo saluto agli amici di sempre. La reazione è inaspettata e con un gesto involontario uno dei commensali rompe la tensione lanciando del cibo in faccia agli altri. È un finale dolce e amaro quello del cortometraggio Amici di sempre del regista Christian Marazziti, prodotto dalla MG Production nell'incantevole scenario di Fossa Cesia e della costa teatina dei Trabocchi, dove sono da poco terminate le riprese. Finita la fase di montaggio, il cortometraggio sarà presto ospite di numerosi festival e premi cinematografici, dove l'Abruzzo sarà ben rappresentato. A vestire i panni degli Amici di sempre ci sono volti noti del cinema, da Dario Bandiera a Paolo Conti, da Silvia Mazzotta a Sara Ricci, da Nadia Rinaldi a Morena Gentile, produttrice e protagonista del corto Nei panni di Valentina, attrice abruzzese già nota al pubblico per aver recitato in Burraco fatale e Rita Levi Montalcini. Sono ancora emozionata e presa da questo finale, il cast meraviglioso. Sono soddisfatta e sono contentissima e ci siamo divertiti davvero dal primo giorno che siamo qui, ci siamo divertiti tantissimo. E poi questo albergo è meraviglioso, il supporto della Fossa Cesia è davvero un albergo che si sono prestati a tutto, a venirci incontro e supportarci su tutto, e infatti vi ringrazio. Ringrazio anche il sindaco di Fossa Cesia che ci è venuto anche a trovare un giorno, è stato in nostra compagnia. Grazie a tutta la troupe. Amici di sempre, un bellissimo cortometraggio, un bellissimo messaggio. Pieno di ingredienti che raccolgono tutte le cose che succedono nella vita, l'amicizia, i buoni sentimenti, la vita reale, il dramma. Sono stati 3 giorni di lavoro con dei compagni, dei colleghi che non conoscevo, e sono state una piacevole sorpresa. Credo che poi alla fine sia un cortometraggio che può toglierci tante soddisfazioni. Amici di sempre è un film sul ricordo, un film che contiene emozioni, il resto, presente, passato e futuro sono annullati da un frammento di verità che soltanto i bambini riescono a dare. Ecco, sporti come bambini, esatto. Ma felici. Felici. È stata breve e intensa, però fantastica, ci siamo molto divertiti e in realtà era proprio un gruppo, un po' di amici che non si vedeva da tanto tempo, quindi ha reso l'idea. Siamo felicissimi e ora ci vediamo direttamente come prima mondiale a Cortina d'Ampezzo. Grazie a tutti.